Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera. Buonasera. Grande. Ma dove hai portato oggi? Siamo, so che ti piacciono i treni, tutto è quanto vero, connesso. Sono appassionato. Anche a me piacciono molto. Quando posso viaggio in treno. Quando devi fare in viaggio nelle grandi città, l'unica soluzione è quella. Roma Milano oggi sono raggiungibili solo in treno e basta. Non da Arezzo, però dalle altre città sì. Allora, hai detto Arezzo prendi il regionale, poi a Firenze prendi. Ma che da Firenze? Rossa. Ma che da Firenze? Vabbè. Senti, siamo qui nel in uno dei passaggi a livello di Giovi o Borgo a Giovi. Giovi. Borgo Giovi. Non c'entra niente. Siamo a Giovi. Passaggio a livello, perché sai che da tempo qui c'era un progetto di viabilità alternativa che è stato riproposto all'attualità perché un'ambulanza qualche giorno fa è rimasta tra virgolette bloccata in un momento anche così ovviamente un po' di velocità di urgenza. C'è stato un problema sul passaggio a livello, perché tu considera che il treno questo passaggio a livello automatico il treno appena arriva in cima alla discesa sulla discesina, a proposito tu non lo sai perché sei giovane, ma quando ero bambino me lo ricordo poco anch'io, sì. Ma vedi qui c'è una salita, il treno se non prendeva la rincorsa non ce la faceva arrivare a Arezzo perché slittava. Comunque arriva da là su in cima, c'è un logicamente un segnale a pedale che chiude il passaggio a livello. Di qua idem, e c'è un segnale a pedale che chiude il passaggio a livello quando il treno parte dalla stazione o passa dalla stazione, allora riapre subito dopo. Quindi diciamo che questo passaggio a livello sarà chiuso massimo 2 minuti, 3 minuti. Ho capito, però qui il problema è che c'era questa ambulanza che doveva soccorrere una persona colpita da ischemia. È rimasta ferma e allora si è riproposto il tema del famoso sottopassaggio. Ma qui non è possibile, come vedi, fare un sottopassaggio, perché vorrebbe dire o buttare giù qualche casa, che sono altrimenti come fai? Poi la strada non è che lo fanno qui. L'unica alternativa era nell'altro passaggio a livello, che è laggiù, sì. C'è la strada che porta al cimitero e poi entra direttamente dentro il paese. Per cui l'unica soluzione potrebbe essere laggiù per poter fare il passaggio a livello. Quindi qui, per fare un sovrapasso o un sottopasso, qui non è assolutamente possibile. Infatti sono stati eliminati un sacco di passaggi a livello su questa linea ferroviaria, no? Sia qui che sulla Arezzo-Siena Lunga. Questo è uno dei pochi che è rimasto perché purtroppo non ci sono alternative. Eccolo, non è fatto apposta. Vediamo un po' quanto sta chiuso. Vediamo anche che non facci fare la ghigliottina dalla sbarra. Quanto sta chiuso? Cronometri. Oh, c'è anche il cronometro. Perché ne arriva un altro È linea unica. Linea unica, quindi. E quindi c'è lo scambio a Giovi. Ecco perché era fermo. Quando ci sono due treni, chiaramente si deve. In questo caso sta effettivamente molto più lungo perché c'ha lo scambio. Essendo linea unica. Però qui le macchine stanno ferme. Sì. E poi apre. Quanto c'è passato? 4 minuti. Non sono pochi, non sono pochi. Non sono pochi. 4 minuti. Insomma, qui c'è poco da dire, se servono questi soldi, no? È difficile che, o a meno che l'FI non li trovi come ha fatto in altri posti, è dura, no? Ma il problema è se c'è la compartecipazione comunale anche qui, capito? Perché essendo una strada. Quello è un po' sordo, Essendo una strada comunale. Ci sono queste problematiche che il comune comunque sia deve compartecipare alla spesa. Va bene. Adesso si richiuderà il passaggio di livello subito. Direi che possiamo anche andare a salutare tutti per non essere bloccati altri 4 minuti. Ci vediamo, non di alle spalle, ci vediamo domani. Mi scusi operatore se ho osato. Ti mette anche la mappa, dai. A domani. Bisogna tenere conto? Molto. Va bene. Ciao.